Durante questi anni, attraverso la mia cara zia che venne a mancare da lì a pochi anni e mia sorella, conobbi la meravigliosa preghiera della Divina Misericordia. Iniziai a pregarla continuamente con mia sorella. Ci sentivamo per telefono e la donavamo per tutte le anime. Attraverso questa Divina Misericordia iniziai a vivere veramente la passione di Cristo. Lo sentivo nel cuore, questo amore della sua passione. Era una cosa che mi avvolgeva, che mi travolgeva, perché molte volte, facendo appunto il rosario anche in casa da sola, recitando queste preghiere, chiesi a Cristo di rendermi partecipe della sua croce. Da lì a pochi anni, anche dopo il susseguirsi di diverse situazioni che in famiglia precipitavano su alcuni discorsi legati al lavoro di mio marito, all'azienda, società, eccetera, ci fu il precipitarsi di tante situazioni, ma io continuavo a essere salda nel mio percorso di preghiera. Non mi spaventavano e riuscivo, nonostante tutto, ad andare avanti. Un bel giorno però mi svegliai che non mi alzavo più. Stavo male, mal di stomaco, male dappertutto. La mia vita cambiò dall'oggi al domani, non avevo più neanche un briciolo della mia forza che compensava, sempre compensato questa mancanza della mia vista. E iniziai a fare dei controlli. Feci un piccolo intervento perché uscì fuori un mioma, ma niente di preoccupante. E da lì però non mi ripresi più. Questa stanchezza, questi dolori atroci. Ho girato, ho fatto controlli, visite, non usciva niente. Diagnosi definitiva, fibromialgia. La reumatologa, quando me lo disse, mi disse che non c'era niente da fare, anzi, che comunque è una diagnosi, tra l'altro è una sindrome invalidante, non hanno ancora trovato delle cure specifiche, non si sa perché si scateni questa fibromialgia e ci sono tante teorie. Lì mi crollò veramente il mondo addosso. Non riuscì ad andare a messa per 2 anni. Per 2 anni, dopo quel percorso di fede così forte, non riuscì a prendere il corpo del Signore. E in più mi sentivo proprio abbandonata. Mi sono sentita abbandonata da tutti, anche da Dio stesso. Non riuscivo a cogliere questo periodo di costrizione, a stare un po' più ferma ed approfittarne per la preghiera. Sì, pregavo, però mi rendevo conto che la mia era una preghiera arrabbiata, una preghiera di nervoso. È stato molto brutto, molto difficile. Piano piano, comunque, sempre grazie, ringraziando lo Spirito Santo e la grazia del Signore di Maria Santissima. Io iniziai piano piano a ritrovare la mia fede, a non mollare. Dovetti cambiare chiesa perché dove andavo io solitamente, la cattedrale, era un po' più lontana da casa mia. Andando sempre a piedi non potevo più permettermi, non ce la facevo proprio ad andare a piedi, a fare 20 minuti a piedi per arrivare in cattedrale. E allora iniziai a frequentare la chiesa vicino a casa mia, la chiesa della Madonna delle Grazie, frequentata da dei frati cappuccini, strettamente collegati con i frati cappuccini di San Giovanni Rotondo. Da lì piano piano ripresi ad andare a messa, una domenica, poi saltavo, poi un'altra domenica. Piano piano mi rinforzai, almeno per riuscire ad andare a prendere messa. Ogni tanto, con la grazia del Signore, riuscivo ad andare anche in settimana. Per me è stata una grande grazia.
Iniziai contemporaneamente, in quel periodo, a scoprire gli scritti di Luisa Piccarreta attraverso Don Leonardo. E mi aiutarono tanto, iniziai a fare una confessione generale e da lì capii tante cose, che tutto il mondo che mi ero creata, le mie preghiere, la mia fede, erano solo basate sulla mia volontà, il mio modo di amare Gesù, il mio modo di pregare. E invece il Signore mi fece capire attraverso questa malattia che oggi benedico, che la vita e l'amore per Lui è un'altra cosa. È il sacrificarsi, è il donarsi secondo la sua santa e divina volontà. Non siamo noi a dover scegliere quello che dobbiamo fare. Pensando di fare del bene, mi sono prodigata tanto a fare secondo la mia volontà del bene, il volontariato, le preghiere, i cenacoli, per carità, tutte cose buonissime agli occhi del Signore, ma evidentemente mancava la sua volontà. Ed ora vi porto quest'ultima testimonianza di questo percorso che dopo 25 anni quasi mi portò il Signore, attraverso il lavoro di mio marito, a dovermi ritrasferire da sud a nord. E quindi ritornai qui, vicino a mia sorella e mia mamma. La cosa incredibile è che in questi periodi di crisi io vendetti la casa nel giro di un mese. Acquistai questa casa ove in un sogno, in un'apparizione, nel senso che quando io chiusi gli occhi vidi sul tetto di questa casa l'immagine bellissima di un angelo che poi si trasfigurò in Gesù. Effettivamente venni qui su al nord, io non la vidi ancora questa casa, non ebbi modo di vederla dal vero. Mi piacque tantissimo, mi innamorai di questa casa e sentivo che questa era casa mia. Il Signore me l'aveva indicata. E quindi venimmo qui sopra, ora è quasi un anno che siamo qui su, di nuovo, vicino alle amate montagne, vicino alla natura, al creato che io amo tantissimo e ringrazio e lodo il Dio creatore ogni momento per questa sua creazione. E, sorpresa, quando venni qui, non me ne ero neanche accorta, dopo che l'acquistai, perché avendo problemi di vista molti particolari mi sfuggono, sopra il sottotetto del mio garage vi è posta una Madonnina bellissima, e sono sicura che lei abbia voluto, insieme a suo figlio Gesù, che noi dovevamo essere qui. Mi sono lasciata trasportare dalla volontà del Signore. Ho lasciato fare momenti difficili comunque, perché cambiamenti, soprattutto per mio marito, non sono facili, non sono dei momenti facili, ma mi sono lasciata abbandonata al Signore ed ora sono qui e ringrazio e lodo sempre il Signore, perché avevo anche iniziato a seguire i canali di Luca, Pietro Paolo e siamo qui oggi, tutti insieme, in questo meraviglioso canale cenacolo di preghiera. Quello che stiamo costruendo secondo la volontà del Signore è una cosa meravigliosa. E vi ringrazio tutti, ma proprio tutti. Io dovete scusarmi se ogni tanto faccio qualche uscita, perché sono molto ignorante in dottrina della Chiesa. Con i miei problemi di vista non ho modo di farmi una formazione proprio di lettura, quindi non ho letto la vita dei santi, non ho proprio le capacità di leggere tante cose come mi piacerebbe fare. E tutto quello che ho appreso l'ho appreso da quello che ho sentito, dalle sensazioni, dalle ispirazioni dello Spirito Santo e dall'amore di Gesù e Maria, con la vicinanza anche della mia cara sorella,
che è Maria Cristina, che è sempre stata vicina a me spiritualmente in questo percorso parallelo nella fede del Signore. E ringrazio ancora tutti voi e scusate se mi sono divulgata tanto. Ho fatto questo video perché volevo dirvi questa cosa davanti alla Santissima Natività di Gesù che tra poco festeggeremo. Se poi Dio vorrà, il Signore permetterà e a voi piacendo, avrei anche tante altre cose da raccontare, tante situazioni da raccontare perché ho vissuto, come penso la maggior parte di voi, delle esperienze un po' paranormali, diciamo. Legati sempre al mondo angelico o al mondo demoniaco, e quindi, se Dio vorrà, un giorno ve ne parlerò. Anche perché, vabbè, ve ne parlerò un altro giorno perché sennò mi divulgo troppo. Vi ringrazio per l'attenzione. Siano lodati Gesù e Maria, e vi porto tutti nel mio cuore. Vi voglio bene.